Proviamo a raccontare una regione con tutte le sue eccellenze, con tutte le sue bellezze, con lo straordinario paesaggio, con la sua cultura, la sua storia, la sua natura, elementi forti, importanti che ci caratterizzano e che ci rendono unici. Viviamo un momento particolare che è quella di Matera Capitale della Cultura 2019, quindi con una città millenaria, una città di grande attrazione, di grande interesse, di carattere culturale e scientifico in tutto il mondo. Questo è quello che oggi rappresentiamo al meglio di quello che può essere la visita in Basilicata, quindi proviamo a costruire un motivo, un momento, un perché per venire in Basilicata e per vivere questo luogo di straordinaria bellezza e di straordinaria eccellenza. La Basilicata è tutto un luogo da conoscere, tutto un luogo ancora in parte da scoprire. Sicuramente Matera è l'elemento, è la punta avanzante, l'eccellenza ed è una città da non perdere e non bisogna non conoscerla. Bisogna conoscerla e viverla nella sua straordinarietà, nella sua bellezza, nella sua cultura, nella sua storia. Ma accanto a questo ci sono tantissimi altri luoghi bellissimi, straordinari, unici. Il Parco Nazionale del Pollino, il Parco delle Dolomiti Lucane, il Parco dell'Appennino Lucano, il Parco della Murgia Materano, una regione di quattro parchi. Due mari, bagnata dal Mar Tirreno e Mar Ionio, quindi con di una straordinaria bellezza, due coste uniche, bellissime, con un mare incontaminato. A questo si aggiungono tantissimi altri luoghi dell'area interna. Non mancano momenti di avventura, di momenti di grande emozione, di adrenalina, il volo dell'angelo, non ultimo l'inaugurazione a breve che faremo del ponte tibetano, un ponte lungo oltre 300 metri ad un'altezza di 100 metri. Si può vivere uno straordinario momento di emozione, un momento di grande bellezza e di grande suggestione paesaggistica.